la violenza contro le donne è solo aumentata in questo periodo storico. La violenza fisica, certamente, e il recente assassino di Giulia nella dimostrazione. Però la cosa che purtroppo siamo costretti a rilevare è che la condizione femminile, nonostante tutti i richiami, le manifestazioni, le prese di posizione, è peggiorata. Da una recente analisi, il 37% delle donne in Italia non ha un conto corrente e è più o meno pari a 8.000 euro all'anno la differenza di stipendio tra un uomo e una donna. Per cui è chiaro che da fare c'è molto. Io non voglio illudermi, ma mi pare che quest'ultimo assassinio abbia veramente dato una scossa e le mobilitazioni che si stanno vedendo sono una dimostrazione. Quindi io personalmente sono qua per dire che, anche se qualcuno ironizza, penso che il patriarcato esiste, come che siamo tutti intrisi, io stesso, e che quindi, come ho scritto ieri, ci sarebbe da chiedere scusa, ma più che chiedere scusa ci sarebbe da dire che da oggi in poi facciamo del nostro meglio per evitare atteggiamenti patriarcali. Ma è una piazza politica contro il governo o è una piazza di monito al governo? Io credo che sia una piazza di monito al governo, perché questo è un governo comunque che ha tagliato i fondi che potrebbero essere utili in questa battaglia, che è anche una battaglia culturale, quindi è certamente una piazza di monito. Personalmente non metterei insieme la piazza di oggi con altre questioni. Patriarcato c'è in Israele, in Ucraina, in Palestina, c'è ovunque, quindi personalmente non lo farei. Dopodiché è chiaro che non è che si può rispondere delle coscienze di tutti. Spero che a Milano si stia fedeli allo scopo, al senso di questa giornata.